Elan Anfibio 18TL2 è uno shipper che vuole potenza, precisione e grande facilità nel carving da bordo a bordo, con un raggio di 15,7 metri e 73 mm al centro, nella lunghezza di 172 cm. Anfibio TrueLine Technology è lo sci asimmetrico con materiale strutturale posizionato su tutta la lunghezza del lato interno dello sci, minor materiale applicato sul lato esterno e due strati di titana accoppiati a laminated wood core. Il profilo anfibio di Elan combina rocker sulla lamina esterna e camber sulla lamina interna. Elan Anfibio 18, uno sci che definirei neutrale, perché quando lo metti in curva non ti dà troppi impulsi, ma allo stesso tempo non ti mette neanche in difficoltà e quindi è semplice da utilizzare. Mi è piaciuto molto perché è molto semplice e intuitivo nell'arco corto, un po' più complicato da gestire nell'arco ampio e in conduzione. È adatto per sciatori a cui piace sciare a velocità normali e su piste di media pendenza. Nei piedi mi ha dato molta fiducia e molta sicurezza, mi sono trovato subito a mio agio. Poi ho iniziato a sciare con curve medie e ho avuto un'ottima risposta da questo sci. Mi sono poi trovato anche molto bene nelle curve ad arco ampio e nel corto l'ho provato poco, quindi non mi posso esprimere. Quello che voglio dire di questo sci è che ha una struttura morbida ma allo stesso tempo stabile in tutta la curva. Lo consiglio dei sciatori di livello 4 e superiori che vogliono iniziare a condurre e anche provare ad andare un po' più veloci. È uno sci molto, molto leggero e molto divertente su pendii medio facili. Ho faticato leggermente dove la pendenza andava ad aumentare perché nelle curve in conduzione lo sentivo leggermente scarrocciare. Lo consiglio quindi a sciatori che amano sciare su pendii medio facili, che si divertono già con la curva in conduzione ma che non vogliono esagerare con le velocità e le inclinazioni. Non leggerissimo, essendo bello strutturato e anche un po' pesante, ti aspetteresti una notevole precisione nella conduzione lunga, mentre in realtà io l'ho trovato particolarmente brillante nelle curve strette e nella serpentina. In compenso è un po' meno preciso nelle curve ampie, nelle curve lunghe e essendo non leggerissimo potrebbe provocare un po' di fatica a fine giornata, quindi adatto a sciatori abbastanza preparati fisicamente. Nel complesso comunque uno sci interessante. Uno sci molto semplice, molto facile da manovrare, uno sci diciamo secondo me indicato per un sciatore di questo livello che vuole iniziare a migliorare. Lo trovo molto pratico, mezzo a neve smossa, a questo tipo di cose. Ecco, sicuramente la velocità, le curve condotte non sono sul territorio, si sente l'assenza di struttura, però è uno sci con cui sicuramente si può sciare tutto il giorno, se si trova anche comuni di neve non ci sono problemi. Ecco, sicuramente la comodità, la praticità sono i suoi punti forti, non, sicuramente non la velocità e non la conduzione. È uno sci molto gradevole, ha una discreta tenuta un po' su tutte le nevi, buono anche nel corto raggio, ha la sua diciamo il suo punto forte nell'arco medio e ci si può anche allungare sull'arco lungo senza che vibri eccessivamente, lo si può anche usare tranquillamente spazzolando. È veramente uno sci per tutti, ha centrato il profilo. Uno sci divertentissimo. Il suo collocamento dalla casa madre è appropriato, uno sci che permette una conduzione molto graduale, una risposta in uscita curva veramente eccezionale. Sullo stretto divertente, sul medio divertente, sull'aumentare della velocità, data la sua struttura, è uno sci che bisogna guidarlo e non farsi guidare.